Nuova avventura, nuovo giro. Questi qui sono i primi due. È già più di mezz'ora che sono nel bosco e non ho ancora trovato niente. In basso non c'è niente. Questi qui sono i primi due della giornata. Sempre sotto pino, chiaramente. Cavolo. Mi sono abbarbicati. Pure non è che ha il gambo grosso, grosso. Vabbè. Un po' sul maturino, però perlomeno sono sani. Vediamo questo. Bello. Speriamo in qualcos'altro, che la vedo abbastanza grigia. C'è povertà fungina in generale. Vabbè. A dopo. Appena più sopra c'era questo qua. Questo è bello, eh. Questo è freschissimo. E pareva se non c'era anche lei. Oh, tutti così li voglio oggi. Vediamo un po' se ce n'è qualcun altro. Sono in un punto un po' balordo. Tra poco comunque scenderò. Questo per puro caso sotto i piedi. Ed è anche bello. Adesso scendiamo. Qui ranca ranca. E vediamo un po' se troviamo qualcos'altro più in basso. Un altro sotto che non era un granché, però questo qui è bellino. Ho spaccato tutta la terra. Vediamo un po'. Ah, è bello. Bello, bello. Meno male, comincia a ravvivarsi la mattinata. In basso proprio non c'era niente. Viva i pini alti allora. Certo che se non piove vengono fuori tutti così, striminziti, rotti. Però è sano. Boh, finalmente dopo tutti quelli un po' spaccati, mangiati su questo. Questo è bello, oh sì. Questo forse è uno dei più belli della giornata. È che tutto secco, 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 secco. Se continuano così, però perlomeno qualcuno lo trovo. Ne ho raccolto uno un pelo più grosso e questo qui purtroppo è troppo piccolino e lo lasciamo qua. Giusto che la natura faccia il suo corso e venga rispettata. Anzi, lo lascio bene scoperto che la prima persona che arriverà, se sarà un pelo più grosso, spero, lo coglierà. Ma penso ce ne sia anche un altro. Penso che. Sì, potrebbe essere un altro. Questa penso sia una fungaietta di porcini piccoli, piccoli, piccoli. Peccato. Vabbè, ne lasciamoli tutti e niente, se sarà da ripassare tra qualche giorno, bene, altrimenti ben venga chi li troverà. Era una mezz'oretta buona che non trovo più niente. Ho passato una valle che non so come cavolo ho fatto perché era una roba ripidissima e adesso ci sono questi qua. Questi qui, mamma mia, è duro come il cemento armato. Vediamo un po'. Non si tolgono. Vediamo un po' se da qua. Mamma mia. Uno. Che bello, è duro come il marmo. Questo, manco parlarne. Che spettacolo. Quella lumaca, chiaramente. Però uno spettacolo. Andiamo più avanti. Però con questi qui sono già contento.
Vicino agli altri due c'era questo. Questo è Doc. Ah, che bello che è. Proprio contento oggi. Sanissimo. Che bello. Dai, facciamo una dedica speciale. Ma dato che è così bello, non ha un segno, questo qui lo dedico a mio papà. Spero che sia contento. Piccola dedica anche per la mamma. Questo sembra l'esatto gemello di quello di prima. Col solo fatto che c'è un piccolo morsichino qui, però è bellissimo. Questo è uno spettacolo. Bello, bello, dai. Trovo una baby fungaietta, un po' questo qui, bellissimo, nuovo. Quello più grosso, eccolo qua. Purtroppo ho visto che il gambo è un pelino mangiucchiato, però è un bel gnocco. E poi ce ne sono due che probabilmente lascerò qui perché sono piccolini. Uno è questo che stava appena uscendo e l'altro è questo qui, due piccolini, vi lascio qua. Appena mangiato un bel panino per riprendere un po' le forze, mentre mangiavo, sono capitato sopra. Oh, bellissimo. E poi c'è un altro che lascerò qui perché obiettivamente un patatino piccolino, piccolino, piccolino. Vabbè. Dopo quello là vicino c'era questo qui. Però non è proprio un gran bel fungo. Vabbè. Pazienza. Pronte che sia sano. E mo cominciamo la discesa perché ormai la salita siamo quasi quasi in alto e via. Questo è bellino anche lui. Anzi, direi proprio bello, bello fresco. Questo è il primo della discesa. Cavolo, che bello che era. Peccato che qui me l'ha mangiato tutto di fianco. Va, mezzo cappello. Porcino a metà, però bello. Bello stagno. E speriamo in qualcun altro mentre scendo. E questo alla fine è il risultato della giornata. Vabbè, poteva andare peggio, poteva andare meglio. Insomma, ci siamo divertiti. E speriamo di rifarlo in questi giorni qua. Basta avere il tempo. Adesso qui ce ne saranno alcuni belli, 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 gnocchi e freschi da mettere via dritti, dritti in freezer. E alcuni che schifezzina da far seccare. Vabbè, piuttosto che niente. E vediamo, vedremo un po' settimana prossima o fine settimana questa. Insomma. Vabbè, alla prossima!